Benvenuti e bentornati a tutti ragazzi e ragazze bestie di YouTube Italia. Oggi siamo qui con un nuovo video in cui andremo a finire il tempio per il nostro eroe Pino Abete, il grande Pino Abete, il grandissimo Pino Abete. Adesso recupero i blocchi di ossa che dovrebbero essere qui. Ok. Peraltro vorrei farmi notare che sto accumulando un mucchio di TNT grazie alla farm di Creeper. Se siamo tornati in questa zona, appunto, come ho già detto, ho fatto il rifornimento di legno e oggi cercheremo di finire questa costruzione che a mio parere è davvero molto interessante. Allora, anzitutto mi serviranno dei gradini, che ne faccio quantità buone, perché comunque non mi serviranno solo per questa. Sta farm la sposterò sperando che non faccia la fine che ha fatto la farm di angurie, che voi non avete mai visto, perché si trovava in origine tra quella che è la casa nuova e quella che è la casa vecchia. Per farvi capire, dove in questo momento la farm nuova, quella super quella automatizzata, semi-automatica, perché comunque non è completamente automatizzata, appunto di grano, ecco, si trovava più o meno lì, in quella zona. Una volta si trovava lì, quando ho fatto la casa l'ho spostata, dicendo vabbè, poi la rimetto, perché comunque era una farm molto ampia che mi dava fastidio quando costruivo, perché avere quella farm attorno, appunto, doverla aggirare dava fastidio. Da fastidio anche questo, ecco. Ecco, una cosa che dà fastidio. Di conseguenza cosa ho fatto? L'ho spostata. Il problema è che io poi non l'ho più messa a posto. E quindi ho un mucchio di angurie, perché ho quasi tipo 9 stack di angurie, perché mi servivano per fare la farm di Blaze, quella con tutte quelle angurie, pistone appiccicosi, che poi alla fine non ho mai fatto. Appunto, mi serviva per quello. E poi non l'ho più messa a posto queste angurie. Di conseguenza mi trovo con uno sfarcello di angurie inutilizzate. Comunque, come pensavo di fare sto tempio? Adesso vado a prendere della terra, perché ho intenzione di utilizzare un po' di terra. Spero non si senta il rumore del telefono, ma non avendo internet e avendo appunto il telefono scollegato dalla rete wifi, appunto, fa quel rumore strano, che è un mucchio fastidio. Però si sente poco, quindi, cioè, in questo momento si sente poco. Prima ci sono stati dei momenti in cui si sentiva solo bzz 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 e dava davvero un fastidio incredibile. Pensavo di fare sta cosa, mettere qua i bone block diretti in questa direzione. Sì, sono costretto a metterne un altro. E non è male. È un po' bassina magari, eh. Ovviamente l'alzeremo, ci sarà ancora il tetto e tutto il resto. Però per ora è un po' basso. Ecco qua, fatto. Peraltro qua pensavo quasi, ditemi se vi sta bene, se che mi givi una testa di Steve da mettere lì sopra sulla statua. Ecco, non ho più intenzione di terraformare, anche perché lì c'è l'acqua, ci si avvicina a un'altra palude, di conseguenza continuare terraforming. Magari qua terraformare un po' bene, che sembra un po' più naturale, però andare avanti non più, ecco. Tornando al tempio, cosa ho intenzione di fare? Anzitutto voglio fare degli archi qua di pietra, di legno. Poi qua alzo senz'altro di un blocco. Lì no, perché appunto, come ho detto, metterò qua dei mattoni di pietra. Qui continuo ad alzare in questa maniera col bomb block. Tanto ho la farm che ne sforna una quantità che fa schifo, quindi ostento la mia ricchezza, ecco. E qua vado avanti così. Ok, abbiamo fatto giusti giusti, però altra attenzione. Poi appunto qua mettere uno e due, perfetto. Uno che facciano, beh, così ci sta già meglio. Sì, sono senza internet oggi, quindi non so se vedrete questo video già domani. Quindi non so se vedrete il video subito dopo l'ultimo video che ho pubblicato, ecco. Perché appunto, essendo senza internet, non posso caricare un cavolo di niente. Adesso cosa mi serve? Mi serve dei gradini. Poi qua come potrei completare? Magari con un giro di cobblestone addirittura, per rendere, o magari un giro di slab nella parte bassa. Poi lasciare lo stacco appunto di uno. Anche sì, al prezzo di avere il soffitto fluttuante. Allora, appunto, lo stacco di mezzo blocco tra il soffitto e il resto. Secondo me è un'idea che ci può anche stare, ecco. Il tetto, non so come farlo. Purtroppo da qua non si vede, ma una volta tolta la farm di Robi strani del Nether, dovrebbe vedersi. Che poi sono Robi strani nel land, ma va bene lo stesso. Appunto, come ho già detto, ho intenzione di fare il soffitto appunto con appunto lasciare sto stacco, che secondo me ci può stare davvero molto bene, per il semplice fatto che rende tutto un po' più diverso, ecco, da quell'impressione di diversità. E abbiamo uno stacco molto netto tra il tetto e le pareti, perché abbiamo appunto
Non solo un blocco che non ho ancora utilizzato con una texture nuova, appunto, confronto agli altri blocchi che ho utilizzato in questa costruzione, ma avremo addirittura uno stacco di mezzo blocco di vuoto addirittura. Quindi credo che possa essere un'ottima cosa, ecco. Ok. Siamo qui per fare alcune modifiche alla torre. Anzitutto spacchiamo qualcuna di queste slab per poter fare spazio a dei pilastri. Pilastri fatti così, tre presso bassi in avanzino, con dei gradini di cobblestone però rivolti verso l'interno in questa maniera. Secondo me ci possono stare per il fatto che, boh, fanno decorazione, visto che vogliamo lasciare questa roba aperta. 1, 2, 3. 3. Secondo me, appunto, queste decorazioni che vanno verso l'alto danno un senso di chiusura alla struttura. Non so se capite cosa intendo. Sembra comunque grossa, imponente, benché sia aperta. E dà comunque un senso di protezione. Quindi secondo me ci può stare. L'unico problema è che la struttura è fatta completamente di... Cioè, completamente no. Nemmeno in buona parte di legno. Però c'è tanto legno sta struttura. Quindi spero non mi arrivi mai un fulminazzo qua sopra. Come l'ho detto, ovviamente arriverà. Ok, abbiamo fatto questa parte. Adesso non so più che cosa fare. Ok, ho pensato anche di fare questa cosa qua. Ovvero... Adesso tanto non ne ho qui con me perché li avevo finiti. Quindi ho messo della clay a cuocere. Appunto mettere dei pot con dentro ovviamente il giusto legno. I giusti... Questi. Spruce sapling. Non questo, ma questi. Allora, togli questo gradino qua. Metti qua. Perfetto. Allora, da qualche parte in questa qua dovrei messa... eccoli qua. I miei pot servono. Se non mi sbaglio, 8 pot, quindi. Comunque, vi ricordo di lasciare like, perché secondo me siete un po' morti. Ecco, diciamo che siete un po' morti come pubblico. Ammettiamolo. Però, lasciatemi un po' sti like, perché sennò è un po' triste, cioè. Io ve le faccio anche gli episodi, magari anche un po' più belli. Tra poco, fra l'altro, inizierò anche a usare Photoshop per fare le copertine. Attenzione. Eccoli qua, così pensavo di farli. Magari anche delle slab potrebbero andare bene e forse addirittura meglio. Però secondo me già così è già abbastanza bellino, ecco. Diciamo che ha una sua... un suo senso ce l'ha, sta struttura, ecco. Allora ragazzi, ho preso dei bottoni perché voglio vedere come stanno se li metto qua nella parte superiore di questo blocco. Voglio vedere come stanno, perché se stanno bene magari possiamo usarne anche di più. Adesso io qua ne ho davvero uno sfracello, ce l'avevo già da prima perché appunto per quando... Quando è costato i bottoni così tanti? Boh, non mi ricordo. Ah sì, nella... se non sbaglio nel dormitorio però... Eh beh, effettivamente stanno bene, non stanno male. Poi dove altro potremmo usare sti bottoni? Ecco. Qui facciamo... mettiamo delle borchie, sì, ci stanno un botto così. Però di pietra dura e massella. Ma sì, ci sta secondo me. Tra l'altro lì non avevo messo il blocco a posto. Shish. Allora, mettiamolo. Ok, non avevo messo il blocco a posto. Adesso invece l'ho rimesso. I blocchi finisco di metterli dopo. Ho preso anche queste. Delle liane. Circa la metà di quelle che avevo. Qui non me le fa mettere, evidentemente. Però qui sì, qua, anche qui. Ma sì, così è perfetto. Abbiamo riempito tutti i lati. Ok. Finisco di mettere i bottoni e ci sentiamo tra 5 minuti. Ah no, ma quindi li mette. Ah, ho finito di metterli già così, va bene, dai. Magari le metto anche qua. Che riprendono un po' sulla texture, appunto questo blocco, riprendono la pietra. Secondo me, vabbè, forse sono un po' esagerate anche lì. Sapete che forse effettivamente metterli anche lì è poi un'esagerazione, ecco, secondo me. Non ci stanno molto bene. Mi piace comunque come sta venendo. Adesso mettere anche qua altri bottoni. Ma sì, mettiamoli qua sopra, va, tanto... Non si aggiungono un po' di tridimensionalità al muro e fanno un po' di texture, cosa che forse a questo posto manca effettivamente. Ok ragazzi, abbiamo finalmente finito il nostro tempio per Pino Abete. Spero vi sia piaciuto questo episodio, se sì commentate, lasciate like e condividete il video, iscrivetevi al canale, magari mettendo anche le notifiche così saprete quando... usciranno i miei video, anche se di solito escono tutti i giorni alle 2, ma non si sa mai che mi passasse per la mente di mettere anche un secondo video. Questo dovrete scoprirlo voi. Vi ricordo e vi dico anche di mettere il dislike nel caso non vi sia piaciuto, magari dando anche una ragione del perché non vi sia piaciuto questo video.
o anche la struttura, che magari non mi è piaciuta la struttura, quindi sarei davvero felice di avere un commento di qualsiasi genere. E magari scrivetemi anche cosa volete nel prossimo episodio. Se volete l'aereo, un altro aereo. Se volete un'altra stanza della Lega. Per me vanno bene entrambe le cose. Io sono pronto a fare entrambe le cose. Certo che se mi dite l'aereo, sono felice di più. Vabbè, comunque io vi saluto. Ciao, gente!